Ritrova il successo dopo due stop consecutivi e sale in doppia cifra in classifica la molisana Magnolia Campobasso. All'Arena le rossoblu hanno la meglio di 5, 61-56, su di una coriacea Faenza. La gara con le romagnole è di quelle molto particolari, con l'avvio del rossoblu di gran carriera, con anche tre possessi di margine sul 22-13. Qui però Faenza risale e trova il suo massimo vantaggio sul 31-36. Le Magnolie si riportano sotto e nel terzo quarto sono le difese a prevalere sugli attacchi, con le campobassane che tengono le proprie avversarie a soli 6 punti, riuscendo poi dalla metà del terzo periodo a dare anche un determinato sprint in attacco. Il quarto quarto è poi il regno della grande tensione. Faenza si riporta sotto, arriva ad un tiro di schioppo e poi si entra in un finale molto carico. Qui le due triple di Capitan Trimboli, unite ad una difesa da copertina e la stoppata di Mistinova, sono l'occasione per le Magnolie di andare a prendersi il quinto referto rosa stagionale e di provare a proiettarsi al meglio sulla trasferta di domenica sul parquet di Battipaglia.